Nottata insonne per molte persone quella appena passata a causa delle forti raffiche di vento che hanno spazzato tutta la notte. Vento da nord, vento di bora, che soprattutto nella zona del Lido ha fatto i danni maggiori per quelle folate che hanno ridotto in brandelli la tensostruttura adiacente al moletto. Raffiche brevi ma intense, e vedete come una di queste o alcune di queste hanno ridotto il tendone qui al Lido. La punta massima è stata toccata alle 4:30 di questa mattina, arrivando il vento a toccare una punta di 50 nodi, quindi quasi 111 km all'ora. In generale, però, la conta dei danni a giorno fatto è limitata e, come dice l'assessore Cristian Fanesi, poteva andare peggio. Invece, a livello pubblico, la spesa maggiore sarà quella di riparare in tempo utile la struttura per l'arrivo dei turisti e della bella stagione. Purtroppo l'intervento più grave del vento è stato qui al Lido, dove si è rotto il tendone. Altre segnalazioni particolari non ci sono. Sì, rimuoveremo nei prossimi giorni alcuni alberi che sono, che potrebbero causare del pericolo, e già i nostri tecnici sono all'opera per individuarli e per dare mandato alle ditte di intervenire. E alcune situazioni, so di alcuni interventi dei vigili del fuoco in aree, in zone private, quindi non riguardano la pubblica amministrazione, e certamente la città andrà ripulita, e l'ASET sta già attivandosi con gli operai per sistemare, far tornare alla normalità la città, che è attraversata dal vento, che è stato di grossa intensità ma con raffiche brevi, quindi questo ha permesso di salvare anche la vegetazione in ambito urbano. Il patrimonio pubblico di alberi ad alto fusto ha tenuto bene, quindi, contrariamente alla Buriana del 2014, quando ci fu una vera falcidia di alberi, ma nonostante ciò anche stavolta ci sono alberi destinati al taglio ed alcuni sorvegliati speciali. Allora, questo è un albero che alla vostra attenzione l'avete contrassegnato, per quale motivo? Perché valutando il suo stato di stabilità abbiamo notato che a seguito del vento si sono create delle spaccature tra la base del tronco e il terreno, e accanto alle spaccature, che di per sé significano solo che l'albero ha sentito il vento, quindi che ha avuto una fisiologica risposta al vento, ci sono anche delle crepe nel terreno. Ora, sono piccole crepe, a volte le situazioni sono molto più gravi, però ci è sembrato che fosse una buona precauzione abbattere l'albero prima che potesse creare problemi, anche visto il luogo dove è radicato, perché è vicino ad un bar dove la gente staziona per fare aperitivi, e quindi non è proprio il caso di fare esperimenti, conviene agire con precauzione. Per il resto possiamo dire che gli interventi dei vigili del fuoco e degli addetti comunali rientrano nella norma e hanno riguardato la rimozione ed il taglio di rami spezzati o caduti a terra e la messa in sede di cassonetti spinti solo fuori posto dalla forza del vento, vista la loro mole, mentre invece per alcuni contenitori un po' più leggeri è toccata una destinazione più insolita, diremmo, come in Viale Dante Alighieri.